come dire, una buona pratica preziosa che possa indicare all'Italia e all'Europa una strada per affrontare il tema delle migrazioni, aggiungendo uno strumento che è quello di far venire dopo aver preparato un posto per una buona accoglienza. Ecco, quindi buona accoglienza. Buona accoglienza significa creare le premesse per un inserimento. Quindi buona accoglienza significa, nell'esperienza dei corridoi umanitari, che è un'esperienza fatta da tante organizzazioni. Direi che l'esperienza dei corridoi umanitari è l'esperienza di persone che non lavorano nel settore dell'accoglienza, quindi al di fuori del privato sociale, come dire, dell'impresa sociale dell'accoglienza, ma è l'esperienza di tante associazioni, di tante realtà che non vogliono lavorare nell'accoglienza, ma vogliono fare accoglienza e sanno di poterlo fare con un tesoro di esperienza, che vuol dire anche di professionalità, che viene dal grande tesoro di volontariato che nella Chiesa italiana, ma forse anche al di fuori della Chiesa italiana, può essere messo a frutto. E questa grande esperienza significa accompagnare subito le persone nella nostra cultura, quindi la scuola d'italiano, accompagnarle nel sentimento di far parte di una comunità nella quale non si è fuori ma si è dentro. Accoglienza è anche accompagnare una famiglia a prendere il gelato. Accoglienza è anche andare al mare insieme. Quindi accoglienza è tutto questo. Questa vuole essere l'esperienza di corridoi umanitari. Oggi un esempio, ma anche una proposta più generalizzata e forse domani un cammino per un'Europa che si spaventa per essere marginalmente toccata da un problema che nel mondo è assai più grave di quello che l'Europa stessa vive. Grazie. Alcune chiose a quello che diceva Paolo. Certamente, oltre alla convenzione che ha fatto CEI con Sant'Egidio per i 500 subsahariani, ho letto che in qualche modo, per quello che vale, perché sappiamo che tra due mesi ci sono le elezioni in Francia e sappiamo l'aria che tira in Francia, anche il primo ministro francese ha detto che vuole replicare l'esperienza pari pari dei corridoi umanitari in Francia, per cui se davvero si dilata questa buona pratica positiva, potremmo vedere qualche germe di ribaltamento della situazione. Un'altra cosa che volevo dire è che ritengo comunque che sia marginale, perché non è questo il discorso, però una sua qualche importanza ritengo possa averla, che questa esperienza, come del resto quella di rifugiato a casa mia, non costa un euro al contribuente italiano, nel senso che proprio perché mette in moto quella partnership, quella collaborazione tra associazioni, mette in moto del welfare comunitario, mette in moto delle risorse private, mette in moto del volontariato, mette in moto dell'associazionismo, per cui sostanzialmente anche questo mi sembra un valore aggiunto. Poi l'altro valore aggiunto è davvero, noi l'abbiamo toccato con mano, vedevo Roberto anche in sala, me lo può confermare, abbiamo avuto per la richiesta di tutta la documentazione fino alla commissione regionale, come dire, un altro corridoio preferenziale, nel senso che effettivamente tutti gli enti pubblici che hanno valutato i nostri accolti, dalla questura fino alla commissione, ha in qualche modo tenuto conto del fatto che l'arrivo è arrivato in base a determinate situazioni, per cui questo, come dire, è un ulteriore valore aggiunto rispetto a questo tipo di accoglienza. Passiamo a Francesco Bezzi, è il responsabile migrantes della Caritas di Bergamo. Con Francesco, dicevo all'inizio, proviamo, insieme ad altre cose che lui riterrà opportuno di sottoporci,
a valutare invece anche il tipo di accoglienza che integra il sistema di protezione nazionale, quindi integra lo SPRAR, il servizio di protezione richiedente asilo e rifugiati, e i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, perché oltre rispetto all'altro accoglienza che è come quella che abbiamo visto finora, la diocesi di Bergamo, se non ho letto male da una sua recente intervista, ha fatto la scelta di partecipare anche a questo tipo di accoglienza con la collaborazione di una importante cooperativa bergamasca e anche con numeri importanti. A te, Francesco. E allora partiamo dai numeri, grazie e buonasera. Sì, la scelta di Bergamo è una scelta un po' particolare e strana anche all'interno del panorama delle Caritas nazionali, perché pur condividendo ovviamente, e poi vedremo in che senso anche questa è un'opera segno, e sotto questa parola, no, di essere un'opera segno, la Caritas si è costruito e continua a lavorare, ma come Sant'Egidio, d'altronde anche quelli che umanitari vanno in questa direzione. Però la Chiesa bergamasca oggi, su 2200 richiedenti asilo presenti nel sistema straordinario della provincia di Bergamo, non direttamente come Caritas, ma tutti gli organismi coinvolti, accoglie 2000 di questi 2200 richiedenti asilo presenti nel CAS. Perché anche questa è un'opera segno? È perché da un lato dice che lo stile della Chiesa con cui accogliamo è uno stile che può stare anche all'interno delle regole e delle dinamiche che lo Stato offre, pur riconoscendo, e poi lo vedremo, tutte anche le contraddizioni di questo sistema di accoglienza. L'idea principale però è provare a capire se riusciamo a fare e a tradurre all'interno delle regole e delle dinamiche dell'accoglienza straordinaria, perché nell'accoglienza ordinaria è un po' più semplice, ma anche nelle regole e nelle dinamiche dell'accoglienza straordinaria, quell'attenzione alla persona che è e alla storia di ciascuno, che dovrebbe essere il tratto che contraddistingue ogni azione della Chiesa, senza fare assistenzialismo, ma promuovendo e favorendo l'attenzione a ciascuna storia e l'integrazione e l'interazione di queste persone con il territorio. E l'esperienza bergamasca, con tutte le sue contraddizioni, che anche i numeri così alti poi ci dicono, ci fa pensare che si può fare. Cioè, cosa vuol dire? Che all'interno del sistema di accoglienza straordinario, che ha per le vicende nazionali causato anche tanta discussione, però si può abitare anche questo ambiente che è un po' contraddittorio in una maniera che non è quella del profit sulle persone. Sapete tutti le polemiche a livello nazionale sull'uso delle risorse pubbliche, sulle cooperative che poi non fanno vera e buona accoglienza. La sfida è stata: ma lì possiamo fare buona accoglienza? Facendo così, appunto, abbiamo la possibilità di dire che una sola è la società profit, che vedete in questo schema che non si legge molto perché è fatto per altro, ma non volevo metterlo, ma quello che ho messo, questa LIA, che ha questo 83%, questa fetta rossa, è l'unica profit che gestisce i 2200 richiedenti asilo presenti sul territorio. Essendo tutti gli altri enti riconducibili ad enti ecclesiastici, possiamo dire che in un certo senso abbiamo evitato che cooperative che avevano solamente il fine profit, albergatori che non avevano capacità o storia di accoglienza, altri enti che magari potevano avvicinarsi al mondo dell'accoglienza per fini
non certo di promozione umana, potessero in un certo senso confrontarsi con noi, e questo ha permesso anche di dire, beh, lo standard di accoglienza, le regole non scritte dell'accoglienza a Bergamo, in un certo senso le dettiamo noi. Caritas diocesana ha direttamente in carico come ente gestore ad oggi 1400 persone richiedenti asilo, un numero importante. Dove li abbiamo? Certo, purtroppo una dei patti a cui bisogna scendere è che non riusciamo ad evadere numeri così grandi solo con l'accoglienza diffusa. Abbiamo certo 35 appartamenti e sappiamo e scegliamo e crediamo che il modello è il modello dell'accoglienza, della microaccoglienza. Abbiamo noi 5 ragazzi in protetto rifugiato a casa mia, direttamente tutti nelle famiglie, però poi abbiamo anche centri grossi, il più grosso ha addirittura 300 persone in centro città. Però anche lì, dicevamo in questi giorni a Firenze, quando abbiamo fatto il coordinamento nazionale, dobbiamo anche un po' sfatare il mito che piccolo è bello a tutti, tutto il piccolo è bello, e che per forza il grande poi è cattivo. Perché dipende anche lì come fai la microaccoglienza e come fai la macroaccoglienza. E quindi il tutto, ma come si diceva anche prima, mi sembra, è la differenza la fa il come tu accogli, nella difficoltà, però accogliere la sfida credo ci sembrava forse importante. L'altra cosa è questa, che questo documento che vedete è un documento che un anno fa la Chiesa di Bergamo ha scritto e lo portò in un albergo e si prese cura di lui, perché la parabola del buon samaritano è diventata un po' l'emblema che ci ha, l'icona che ci ha permesso di leggere questa situazione, e anche un po' il punto di partenza, no? Ci siamo incontrati con questo malcapitato che poteva finire o era già finito nelle mani dei briganti, e abbiamo deciso, come potevamo prima e poi organizzandoci dopo, di lasciarci coinvolgere più, direi, dalla presenza di queste persone sul nostro territorio. Cioè queste persone arrivano sul nostro territorio. Il tema è, come chiesa, cosa faccio? Lascio che siano altri, non so chi, a prendersene cura di loro, oppure con quello che ho mi metto nella partita. E il sottotitolo è una scelta, scusate ma sono un po' cieco, una storia e una scelta di chiesa. Una storia di chiesa perché la migrazione è stata per tanti anni un tema forte per la chiesa bergamasca, l'emigrazione. Tantissimi erano i bergamaschi che si allontanavano dal territorio per in cerca di fortuna, di lavoro in Svizzera, in Germania, in Sud America, e ricchissima è la storia della chiesa diocesana bergamasca che attraverso i preti missionari, i preti che seguivano i migranti, continuava a prendersi cura dei bergamaschi che erano emigrati. Ed ora non possiamo dimenticare questo pezzo di storia, oggi che noi siamo diventati terra di immigrazione, la storia non di un miliardo di anni fa, ma dell'altro ieri, che ha ancora dei testimoni forti, ce la siamo dimenticata completamente. Quindi una storia che coinvolge la nostra chiesa, ma anche una scelta. In questo documento, che è un documento diocesano, quindi non, si legge, testuali parole, ogni parrocchia, nessuna esclusa, deve sentirsi e viverla e viversi come coinvolta. E per chi è un po' avvezzo ai documenti ecclesiali, non è facile trovare frasi così perentorie. Ora, sentirsi e viversi come coinvolta non vuol dire che debba per forza aprire un appartamento, ma che deve conoscere il fenomeno, essere sensibilizzata, valorizzare il volontariato, coinvolgere le istituzioni, darsi da fare, interrogarsi.
Perché? Perché nella scelta fondamentale di questo documento ci sta che questa migrazione è un segno dei tempi. Questa migrazione, perché la terra bergamasca è terra di migrazione da tempo. Sono tanti i migranti presenti sul territorio. Lo vedevamo prima, in provincia sono 125.000 i cittadini stranieri, più quelli che sono già diventati cittadini italiani, più gli irregolari presenti, sono irregolari sono di 12% a fronte di uno 0,2 dei richiedenti asilo presenti. Quindi ci sembrava sciocco che la Chiesa bergamasca o le comunità cristiane si interroghino solo ora della presenza dei richiedenti asilo, dimenticandosi di tanti fratelli e sorelle di origine straniera che già vivono sul territorio e per i quali non abbiamo mai fatto conferenze, non abbiamo mai fatto documenti ecclesiali, non abbiamo mai sollevato o interrogato. A volte quando devo fare 10 incontri in una parrocchia per avere un appartamento di 3 persone, vado e dico, ma adesso basta, però avete già 400 appartamenti di stranieri presenti sul territorio e spaccate una comunità per 3 persone che devono arrivare. E a volte veramente la percezione, ed è questo di cui volevo parlarvi dopo, il racconto che ci stiamo facendo riguardo a questo fenomeno migratorio che stiamo vivendo, a volte perde un attimino il senso della misura e dei numeri. Quindi un segno dei tempi significa però che in questo giro di migrazione, come lo stiamo vivendo, sarà per colpa del dramma del mare e del viaggio, sarà per colpa del panorama politico, ognuno può leggerci i motivi sociologici che vuole. Però a differenza delle migrazioni anche massicce, se andate a vedere i numeri delle regolarizzazioni dell'ultima sanatoria della Bossi-Fini, stiamo parlando di briciole in questi anni, ma quello che è cambiato è la percezione, la narrazione. Ecco, la Chiesa di Bergamo dice: questa migrazione, la percezione che abbiamo è un segno dei tempi, non per loro, per chi arriva, ma per la comunità cristiana. È un'occasione per la Chiesa di Bergamo esercitare questo esercizio di accoglienza, perché può insegnare alle nostre comunità che questo valore, che costruire una comunità a partire dal valore dell'ospitalità e dell'accoglienza, diventa un'occasione per muoversi verso quella chiesa in uscita che dobbiamo costruire, per muoversi verso un modo di vedere il mondo che sia più plurale, per coinvolgere, costruire rete, per sapere che non possiamo farcela da soli. Cioè, quindi è una scelta pastorale prima di tutto, e per questo la Caritas ha detto sì, beh, allora se questa è la partita io la voglio giocare e la voglio giocare fino in fondo. Ora però, tralasciando tutte le questioni tecniche dell'accoglienza, dell'ospitalità, di una buona accoglienza, per cui la scuola di italiano, per cui tutte le attività che si fanno per l'inserimento sociale, per l'integrazione delle persone che accogliamo, le do per scontate, no? Vedendo le foto che ci faceva vedere prima, ritrovavo le stesse attività, le stesse cose che si possono fare anche con un CAS, se le vuoi fare, ok? Le stesse cose le facciamo anche con i numeri importanti che abbiamo. E l'altro pezzo di lavoro invece è quello che ho cercato di dirvi prima, quello su di noi. La prima questione anche politica, oltre l'interrogarci e il provocare le autorità politiche per dire ma è proprio vero che l'unico modo per venire in Italia oggi sia quello irregolare, possiamo continuare a vivere una società che si pensa così, ma lo mettiamo un attimo da parte. È anche un'attività fortemente politica quella di dare un racconto vero
però è un po' pretenzioso, un altro racconto di quello che sta accadendo. E allora nasce l'idea, un'altra narrazione. Allora nasce l'idea di Storia in pausa. Allora, Storia in pausa già tiene nel titolo la contraddizione di questo tipo d'accoglienza. Quando Caritas ha detto vogliamo narrare l'accoglienza che stiamo facendo, ci siamo, che titolo gli diamo? Noi gli abbiamo dato un bel titolo. Storia in pausa non è un bel titolo, però ci sembrava quello più azzeccato, perché il sistema di accoglienza che l'Italia sta giocando rischia di lasciare in pausa le storie, di costruire storie in pausa. Il tema è se da questa contraddizione noi vogliamo dire beh, questa partita non ci piace, oppure se vogliamo abitare la complessità del fenomeno che l'Italia sta vivendo e dire cosa possiamo fare perché questo segno della pausa rappresentato da queste due persone che si danno le spalle del logo diventi invece un segno di play. E allora c'è tutta l'attività e il modo in cui noi raccontiamo, no? Gli infiniti incontri in parrocchia, nelle comunità, nelle scuole, sul territorio, con le associazioni, con gli enti. Mettere in play, fare gesti di play, vuol dire questo. E allora da cosa si compone questo tipo di racconto? Da un video di cui vi faccio vedere proprio molto velocemente il teaser. La nostra città ospita 40 migranti. Noi ne accogliamo 1000. Cosa fate tutto il giorno? Tutti i giorni io sto in una camera. In that case, I'm not here. I will do that, of course. I think I have a responsibility in Bangalore country. Questo è un piccolo assaggio del video che è un 10 minuti, è troppo lungo per vedere tutto. E poi c'è il racconto vero e proprio che trovate sempre insieme al video sul sito www.storiainpausa.it e l'idea è quella del racconto attraverso un blog. Ok? Quindi qui trovate fondamentalmente una fotografia, un ritratto, perché il volto è sempre il segno della dignità delle persone, della loro storia, della loro unicità. E una piccola intervista, una ventina di righe, non di più, che raccontano un pezzo di storia, però non solamente delle persone che accogliamo, ma anche di coloro che collaborano, dei dipendenti delle cooperative, di Mario che con la scuola Edile sta facendo corsi di formazione professionale, cioè di tutta una serie di persone che stanno cercando di mettere in play, di Sheriff che è un mediatore storico, ospite da più di 30 anni nostro, che lavora con noi, cioè tutta una serie di figure che mettono in play la storia di queste persone, cercando poi di abitare anche quegli spazi come quello multimediale dove davvero si può, anche se è difficile, cercare di fare una narrazione diversa, soprattutto in Facebook, dove magari il linguaggio dell'insulto diventa il linguaggio più facile, soprattutto quando si affrontano determinate temi. Allora c'è una pagina Facebook, i numeri sono importanti perché questo è di 5-6 mesi fa, 600.000 persone contattate, cioè 600.000 persone che hanno visto in un qualche modo un contenuto e 50.000 persone che hanno reagito con i post, 70.000 interazioni. Vuol dire che anche l'ambiente del web diventa un ambiente molto potente
per poter dare una narrazione altra, per poter raccontare in modo diverso il tema dell'immigrazione. E questo va bene un po' di... E poi un libro che un po' ha raccontato, capite? Quindi tre canali di linguaggio diversi. Qui nel libro abbiamo cercato di affrontare alcune parole, alcune questioni fondamentali come la percezione della migrazione con Nanno Pagnoncelli, insomma, di vedere alcune e di approfondire alcuni temi e alcune dinamiche, parole, problemi che nascono a partire dall'immigrazione, oltre a raccontare cosa vogliamo fare. Tutti a casa è invece parte di quella interazione che cerchiamo con il territorio. Tutti a casa è il racconto, è il format per le scuole. Siamo andati e continuiamo ad andare, abbiamo fatto un centinaio di incontri nelle scuole per parlare di migrazione, partendo dai più giovani, per risvegliare una sensibilità e un'attenzione e un modo corretto anche. Lo facciamo nei centri ricreativi estivi, che non sono un'abitudine vostra, ma soprattutto nostra, negli oratori e tutto questo. E un'altra esperienza che ci è piaciuta molto di interazione, perché non mi piace tanto parlare di integrazione, perché integrazione significa sempre che, l'ha usata anche il Papa l'ultima volta, però poi l'ha spiegata subito, quindi lo perdoniamo. Tutto sta a spiegarla. Esatto, tutto sta a spiegarla. E non si tratta tanto di dire tu arrivi da un'altra cultura e ti devi adattare, schiacciare o come dire adattare credo, a quello che io già sono, ma se si tratta di un incontro e di un'ospitalità, tu che viaggi certo dovrai fare un po' più fatica di me, ma anch'io sono chiamato a fare la fatica di fare un passettino per farti spazio. E quindi si tratta sempre di un incontro in cui ciascuno si cambia per far spazio all'altro. Ecco, allora in questo racconto di interazione la più bella, che è partita anche un po' per caso, ma adesso sta raggiungendo veramente numeri alti, è la tavola condivisa. Tavola condivisa la facciamo nelle parrocchie, adesso sono già quasi 2000 le famiglie che sono state coinvolte, è la cosa più banale del mondo, un invito a pranzo della domenica. E quindi, ma con il fatto di invitarti a casa mia, anche se sei in un centro di accoglienza di 300 persone, anche se io vengo a prenderti a casa, ti ospito, nascono amicizie, nascono relazioni, nascono storie, e da una cosa molto semplice, stupida e banale che si organizza con niente, stanno davvero crescendo coinvolgimenti di, il rifugiato a casa mia è nato così. Non abbiamo cercato le famiglie, sono le famiglie che venivano da noi e dire adesso cosa facciamo? Adesso che abbiamo conosciuto questi ragazzi, cosa posso fare di più? Ricordandoci, e chiudo, che abitare questa complessità vuol dire anche sapere che a Bergamo il 75-80% dei richiedenti asilo poi non otterrà lo status di protezione internazionale. E quindi tutto questo lavoro lascia poi nelle comunità cristiane l'amarezza e la difficoltà di dire e adesso? Perché tutto questo impegno? Dove va a finire questo impegno? E allora l'idea è quella che sentivamo anche prima, no? Dimmi come accogli e quindi ti dirò che società sarai domani. Una non accoglienza, una cattiva accoglienza poi è quella che provoca un'ostilità. Io non posso essere ostile con chi mi ha aperto la porta, con chi mi ha accolto in casa sua, con chi mi ha voluto bene. E anche se lo Stato non mi permetterà di appartenere a quella comunità in maniera ufficiale, io comunque mi sentirò parte o comunque grato di quello che ho ricevuto. E allora la mia collega, piangendo una volta in supervisione, perché appunto doveva constatare, vedendo una delle persone che aveva accolto poi in coda per il dormitorio, e si chiedeva ma che senso ha allora? E lei ha usato un'immagine che per prima mi ha fatto un po' ridere, ma ha lasciato perplesso, però forse poi non è così stupida. E lei ha detto ma mi sono data la risposta dicendo che stiamo un po' facendo una sorta di Erasmus del futuro. Nel senso che anche quell'esperienza così semplice, che però
da tanti lettori sociali sta costruendo una gioventù europea, cioè una piccola esperienza di studio in un altro stato, e l'ho un po' assomigliata ad una buona accoglienza. Cioè, se tu sei accolto, respiri, conosci un'altra cultura, io conosco la tua, ci si conosce reciprocamente. Se anche un domani tu sarai costretto a ritornare nel tuo paese, avremo comunque costruito un rapporto. E il rapporto vale più di qualsiasi strategia ed è davvero al fondo di ogni vera politica. E quindi tutto questo investimento, tutta questa fatica, tutta questa gioia, tutti questi racconti, penso che non andranno più. Come d'abitudine della Scuola di Pace, è previsto un ampio spazio per continuare ad approfondire i temi con le vostre domande e le vostre riflessioni. Volevo qualche chiarimento, forse in parte già è stato detto, però forse non ho capito bene. Per quanto riguarda i corridoi umanitari, cos'è che limita il fatto di portare soltanto 1000 persone quando andrà in porto, insomma, tutto questo, e per non poterlo estendere ancora di più? E l'altro, dal punto di vista delle risorse economiche, il progetto Rifugiato a Casa Mia e anche quello dei corridoi umanitari, sono risorse a parte o comunque fanno parte di quei 35 euro famosi che lo Stato comunque mette a disposizione per ogni rifugiato, per ogni migrante, chiamiamolo così, rifugiato? Non so se sono due domande. Raccogliamo due o tre di domande, poi... Buonasera, grazie. Il problema è vasto e tornando sono alla commissione migranti a seguito della CEI, quindi con Perego, caso vescovo, arcivescovo di Ferrara, capito bene? E papa che schiaffo, monaco Ferrara, va bene. I problemi sono plurimi. Primo è psicologico, sarei curioso di sapere la Lega e Company che cosa fanno su voi. Premetto che è una delle diocesi, è la più ricca nel mondo, Bergamo, quindi può permettersi anche con la Caritas, poi Don Francesco, siamo anche amici, è bresciano, mio vescovo era bresciano, quindi stato il successore al Paolo VI. E per l'altro lui è anche... È bello questo perché è delegato nella commissione missionaria nella CEI, giustamente perché ha dato tante figure missionarie nei migranti, eccetera. Tra l'altro, quando noi vediamo preti stranieri, qualcuno ha ricennato, in Italia il 10% sono stranieri e non è vergogna che il 10% dei preti siano stranieri. Però da me trovo un po' di fatica. Bisogna anche qui non integrare, non omologare, ma cercare di accoglierli, di capirci insieme, di farsi provocare, non rubando le chiese, ma cercando di fare lavoro insieme. E questo fa bene a tutti, perché non si rubi le chiese. Proprio il primo problema primo che sento è i migranti a casa mia, i corridoi umanitari giustamente sono bellissimi, sono lo 0,1 di Cetello, quindi sì, lo vendiamo bene, però noi gestiamo, sono problemi molto molto, e quindi il segno bello. Adesso credo che vengono anche se apre il corridoio dell'Etiopia, mi pare, su De Sara, eccetera. Ma la battaglia che sento io, ma anche con offese pubbliche, però va bene, questo non sono ancora percepito, 35 euro per 30 giorni sono 1000 qualcosa,
e la vecchietta è disoccupato e dice che roba è, mi vergogna quante volte la gente ti sputa veleno addosso, guarda, ti ha fatto paura. Allora o c'è un'integrazione non tra straniere e norme nella povertà italiana, oppure continueremo a prendere insulti. Perché effettivamente, al di là della fatica, di rischiare, ma non è tanto la banca, quella è l'ultima chance, è il percorso che è orribile. Io l'altra sera stavo presentando un libro su Abarchi, un nigeriano raccontava la persecuzione in quanto cristiano, la parte musulmana, ma vessazioni, eccetera, eccetera, ti fa piangere il cuore. Però come si gestisce? Il fronte dell'opinione pubblica è molto cavalcata, poi dalla destra la Francia è pericolosa, ma anche l'Italia, siamo, visto poi quello che ci sta di là, sinistrina, sinistretta, ci sta nel pari 8-9 sinistra adesso, quindi immaginate voi che caos che ci sarà. Ma che diciamo noi come Chiesa? E non è che faccio la domanda, nemmeno cerco la risposta, lo dico una provocazione, e se non stiamo attenti, io sono il parere che l'italiano non è razzista, perché è stato in giro per il mondo a cercare pane. Però è pericoloso, ecco, l'informazione, il video, eccetera. È pericoloso la disinformazione. Ed è pericoloso quando l'italiano è povero, è disoccupato. Se voi pensate che la provincia felice di Pesaro Urbino quest'anno ha perso 17.000 posti di lavoro, capito bene? Sì, 17.000 posti di lavoro. E quindi questa è la prima problematica che ci si impone, che a noi cattolici o anche non cattolici. L'altra polemica, io dico sempre, la gente che lavora su un progetto e lavora per vivere, quindi il lavoro si fa dove ci sta un'esigenza, quindi bisogna chiarire subito le storie. La labirinto guadagna, deve lavorare anche su questo, il portiere lo faccio però con dovizia, con serietà, è lavoro. Se voi avete le mucche da mungere a Bergamo o le banche da spiluncare, è chiaro che uno il lavoro fa la ricerca di mercato, è quello, non bisogna nemmeno volgarizzare in questo da lavoro i migranti, fanno lavoro perché c'è lavoro, lì piano le marmapietre, le finocchie, le pomodori, quindi io questo, però qui è una cultura un po' che picchia, picchia a noi, almeno a me, e poi adesso che sto in commissione, vedo che mi difendono ogni tanto, ma ho un grande onore quando ti. Questa è la prima problematica. Secondo, noi abbiamo fatto la scelta di non gestire direttamente per i 35 euro, proprio per questa tematica, dopo qualcuno lo fa, ma di appoggiare, è la scelta. Nelle Marche pare solo per di oggi si è fatto la scelta di gestire, con grandi problemi, grandi. Chiaro che se la diocesi di Fermo, ahimè, io sono di lì originario, c'ha 150 migranti nel seminario di Villa Nazareth e ci sanno alcune questioni, nell'immaginario dicono che lo fanno per la carità, per la benevolenza, oppure lo fanno per sanare. Cioè sono problematiche a cui non c'è risposta, però problematiche esigenti. La più grande problematica, io sto nella casa di case popolari, io pago 70 euro, è troppo poco perché penso può essere povero per 50 anni, però pago l'immondizia, pago eccetera, quell'altro non paga i servizi che pagate voi. Io prendo 500, quindi prendo 1000 in generale. Qui è una problematica veramente delicata. O politicamente si fa qualcosa oppure ci facciamo del male, e il male sta arrivando. Vedete come la destra sta, dico destra in termini non politici ma in termini ideologici, sta crescendo con l'insulto continuo, più grande del previsto. L'altro tema mi pare che sia l'Italia è un luogo di passaggio. Non si può parlare delle migrazioni senza prendere atto che in Italia, quando li sento, non vogliono rimanere qui. Sanno che qui non c'è lavoro, che venite? Che venite a fare? È un luogo di passaggio. Ma il problema è ormai europeo. Se chiude le frontiere verso la Francia, verso la Germania, verso l'Austria, quindi diventa un tappo e scoppia.
Questo è un altro tema che non è. Allora, sapendo che sulle frontiere sono tappate e qua giù invece sono stappate che entrano, una informazione sul luogo, per evitare che vengano a penare ancora una volta senza uno sbocco. Ma ci sono altre cose. Altro tema che mi pare importantissimo, voglio fare un'altra conferenza, però mi brucia dentro. Il tutoraggio deve essere importante, non bisogna depositare i ragazzi a sta a dormire. Il tutor è il tutor, o lo fa o non lo fa. La cooperativa ha la quota per il tutoraggio. Detto questo, devo imparare anche, dico imparare a insegnare, non in senso pietistico. Se io vedo, ho visto Torino e altre città che dicono basta l'accattonaggio, che l'accattonaggio per me tutto è razzista, è diventato ormai mafia. Io vedo qui a Fano, mi raccontano le ragazze, nel parcheggio davanti a Santa Teresa c'è mafia pura, c'è il gruppo dei musulmani, degli islamici sulla destra fondo, qua ci sono i cattolici nigeriani, ma se ne menano, se fanno. Allora, il tutor deve aiutare a capire che in Italia all'oggi non piace l'accattonaggio, soprattutto quando il sabato e il mercoledì qui c'è il mercato, vengono tutti col cappello in mano, forse vedono un collare da prete, ma a tutti, e questo fa imbestialire la gente. Dico, l'Ocean più di una volta mi dice non ne posso più, perché poi con tutta la buona volontà di studio ti stanno solo insistenti. Allora, se c'hai 35 euro al giorno per mangiare, dormire, bere, per telefonare, è niente, la cooperativa che gestisce almeno faccia questo, che insegni a non farsi del male. Perché questo è un problema grosso, che l'immagine del cittadino non sa dove mangia, ma sa dove sta sulla strada. L'altro, informazione, i supercarceri di Fossombrone non è pieno di stranieri, ma di italiani. Ce ne sono 7-8. L'informazione è importante, 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 la formazione, formazione, informazione, eccetera. Ultimo di questo mio troppo lungo intervento, lo strumento fondamentale è la scuola. Anche i ragazzi adulti che vengono devono andare a scuola. Almeno fanno l'Erasmus per capire una lingua, capire un popolo, capire. Altrimenti stare sul letto tutto il giorno, che fa che cosa? Il vizio si impara in carcere, si impara nella parolaggine. A scuola bisogna mandarceli, adulti e non adulti, fare non solo la lingua, ma anche la cultura. Io ho visto qui nella Casa Lucia che è partito un gruppo dei minori, parte dicono tutti aspettiamo 18 anni per scappare via, lo dicono pubblicamente, però c'era la preside a dire a scuola bisogna integrare, ma non dire ti devi imparare a mia, ma facciamo scambi, però stai qui a capire quello che succede. Credo che siano problemi molto vasti e non si risolvono né con gli slogan, nemmeno con il buonismo. Poi se i governi ce la facessero, un euro in Kenya basta a mangiare un ragazzo la mattina, la sera a scuola, nei nostri Isiolo, dove abbiamo noi con la carpa nella missione di 2000 ragazzi gestiti. Come sulle guerre c'è qui l'esercito di Besolo che c'ha, cioè quello che è informatico a fare la caserma. Cioè se io devo informare sul posto, fermi, non sprecate 2000 euro per rischiare la vita in questo momento, perché c'è il tappo, in Italia non si lavora, cioè non c'è lavoro, non c'è niente da fare, quindi premetto che sto ripetendo ancora una commissione migrante. L'ultimo sui minori è un discorso un po' delicato, ma non drammatico come sembra. Più tutto il concetto di minori in Africa non è sotto i 18 anni, è sotto i 12. Secondo, i minori sono di passaggio, se possono vanno via, adesso cercano di sbarcare 18 anni, l'ho sentito continuamente, appena posso parto, il minore poi le frontiere se li gira come si pare e cerca un punto. Ma c'è un'altra parola che devo pur dirla, 1.800.000 di badanti in Italia, sono migranti o no? Bisogna dirlo però, che sono migranti, però ci fa comodo. E loro vengono, c'hanno il lavoro, bene, c'hanno lavoro, la difficoltà invece non c'hanno lavoro, se ci avessero lavoro c'è nessun problema. Ma volete ancora il penultimo? Nel 2015 105.000 italiani sono emigranti,
105.000 italiani, fatelo sapere a Salvini, voi siete lì, amici di Merende, 105.000 italiani sono emigrati in cerca di lavoro. Mettiamoci in due panni lì e capiamo anche che è vero, sono laureati, hanno voglia di lavorare, trovano lavoro, pure questi vorrebbero trovare lavoro, eccetera, eccetera. Ancora un altro punto provocante, sono tutti uomini e gli uomini fanno paura da soli e gli ormoni ce l'hanno buoni ancora questi. Però sono tutti maialoni, come dire, però sono problemi, il problema affettivo si pone ormai presto tardi. L'africano ha già il problema affettivo, il problema sessuale, quindi l'integrazione con le famiglie, quelli nostri vanno con la famiglia, lì va tutto bene. Se sono problemi che di un'ampiezza, a mio avviso, allora ricongiungersi qui, la politica deve andare un po' più avanti, più avanti, più avanti. Se no ci facciamo, non lo so, succede che successo in Germania, con tutto l'anno, poi, che ne so, se è vero o no, dopo la polemica è... No, non è vero. Bene, chiedo scusa, ma ce l'ho dentro, c'è un po' un mare di provocazioni continue, quindi... Mi ha dovuto difendere Mascherino ultimamente con l'amore, però sono contento, amica. Non so perché poi... Bene, chiedo scusa, troppo lungo sono stato. Rispondo alla domanda. Se ce n'è un'altra, poi... No, ho il treno fra un quarto d'ora, scusate, ma... No, lo arrestiamo. No, volevo rispondere alla domanda rispetto alle risorse economiche. Allora, riguardo al progetto Rifugiato a Casa Mia, è stato un investimento della CEI, quindi rispetto ai 35 euro dello Stato non c'entra nulla. A parte questo, che è stato un investimento, diciamo, abbastanza irrisorio, se si guarda... Come vengono diciamo, scelte le persone che entrano in questo progetto? Cioè, non c'è quello viene affidato un rapporto con il ministero, cioè con quello con viene Stato, affidato alle Caritas diocesane, quindi agli operatori che, mettendosi in se gestiscono direttamente CAS o SPRAR, ovviamente hanno beneficiari diciamo, conosciuti, altrimenti si mettono in relazione con i sistemi di accoglienza che sono già attivati sul territorio. E dopodiché c'era un kit, oltre al rimborso dell'operatore diocesano che ovviamente si è occupato di seguire tutto il progetto, c'era un kit di integrazione, veniva chiamato così, ovvero 600 euro per tutti i 6 mesi di accoglienza, quindi 100 euro mensili che dovevano essere spesi, sono stati spesi per attività di integrazione, quindi per coprire il tirocinio piuttosto che l'acquisto di un motorino per gli spostamenti, insomma, comunque cifre abbastanza simboliche e irrisorie, anche perché poi c'è stata tutta un'attivazione delle comunità su questo fronte, cioè laddove c'era la necessità di spese maggiori o di appunto coprire spese importanti, no, per riuscire a realizzare qualche progetto, qualche attività, ho conosciuto moltissime realtà parrocchiali dove le famiglie tutor insieme a tante altre famiglie si sono autotassate per mettere insieme le cifre, ecco, che venivano richieste per poter realizzare alcune attività. Sì, ma questi arrivano in Italia, sono comunque legali, la loro presenza è legale, sì, è acquisita. Sì, sì. Io sto rispondendo rispetto al progetto Rifugiato a Casa Mia. Per il corridoio poi rispondo io. Quindi sono beneficiari che sono arrivati in Italia, hanno prima fatto i percorsi all'interno dei sistemi di accoglienza dello Stato, quindi o SPRAR o CAS. Sì. Una volta usciti da quei percorsi lì, sarebbero state persone che erano per la strada o trovavano una soluzione loro alla loro vita, insomma, quindi avrebbero dovuto camminare già con le loro gambe, diciamo così, perché una volta che si ottiene il documento, tu sei tenuta ad uscire dalle strutture di accoglienza, no? Dello Stato o gestite dalla prefettura insieme agli enti locali. Quindi in questo senso qui, una volta usciti da questi sistemi di accoglienza, sono stati accolti dopo una selezione all'interno delle parrocchie e delle famiglie tramite il progetto Rifugiato a Casa Mia. Quindi diciamo che i famosi 35 euro riguardano la prima accoglienza, cioè quella all'interno delle strutture SPRAR, CAS, ok? Mentre rispetto a Rifugiato a Casa Mia è un cammino completamente diverso, ecco, non riguarda
quel percorso che è caratteristico della, dell'approdo, no? Appena arrivano. Sì, sì. Io scusate, ma vi devo salutare. Grazie dell'ascolto. Se c'è qualche altro intervento, abbiamo Giuseppe Guiducci qua, poi facciamo, come dire, una replica finale chiudendo un po' tutte le... È bellissimo sentire questa progettualità